Beh, la biodiversità è un concetto, come dire, da una parte semplice, dall'altra, se lo si vuole approfondire, è molto complesso. E sta ad indicare, grosso modo, il numero di specie in un determinato territorio, o addirittura sull'intero orbe, insomma, terracqueo, no? È stato ulteriormente approfondito in modo da includere anche la variabilità genetica, la ricchezza genetica a livello di specie e di popolazione. E poi da parte degli ecologi, che hanno delle visioni più sintetiche rispetto a faunisti e floristi, è finito per includere anche la complessità delle relazioni fra gli organismi e l'ambiente, insomma tutto il complesso delle funzioni ecosistemiche. Quindi, dalla variabilità genetica dei singoli individui o delle popolazioni fino alla complessità delle funzioni ecosistemiche, tutto questo grande mondo di complessità e di armonia relazionale può essere definito come biodiversità. Se caliamo questi concetti all'interno di determinati territori, per esempio nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, noi vediamo che il numero delle specie è piuttosto considerevole, data la relativa esiguità del territorio, ma raggiungendo circa le 3.300 unità. La flora italiana nel suo complesso gira intorno alle 7.000 specie, quindi se pensiamo alla piccolezza, ripeto, della nostra regione, con 3.300 circa entità fra specie e sottospecie, è un contingente piuttosto ricco. Laddove per habitat noi intendiamo il luogo concreto di supporto nei quali luoghi si concretizza, si realizza materialmente la biodiversità. Per habitat intendo delle denominazioni molto generiche quali boschi, laghi, paludi, praterie alpine, formazioni steppiche della fascia collinare, le lagune e così via. Questo è il concetto di habitat che corrisponde grosso modo a quanto nel linguaggio corrente viene indicato come diciamo ambiente. Ecco, ne abbiamo circa dal censimento nostro, ma è lungi dall'essere esauriente, circa 450, quindi 3.300 unità specifiche della flora soltanto della vegetazione, quindi io parlo adesso della diversità vegetazionale, circa 3.300 specie che vanno a costituire la parte vegetale, il rivestimento vegetale di circa 450 più o meno habitat. Il paesaggio, perché comunemente viene inteso in senso umanistico. Tutta la cultura italiana è impostata più, diciamo così, su basi umanistiche che non su basi scientifiche. Per cui il paesaggio continua ad essere percepito come quasi un prolungamento, come dire, della pittura. È bello in quanto è pittorico, è colorito, o in quanto l'uomo vi ha inciso la sua immagine. Questo sempre un pochettino c'è questo punto umanesimo, impostazione umanistica. Questa impostazione umanistica e mi sia consentito dire di tipo antropocentrico, nel senso che il paesaggio merita di essere conservato se è stato in qualche modo storicizzato dall'uomo, se l'uomo vi ha impresso la sua immagine, diventa importante, diventa qualcosa che deve essere protetto soltanto se riverbera in qualche modo l'azione dell'uomo. Da un punto di vista invece nostro, biologico, naturalistico, il paesaggio come, direi, organizzazione spaziale,
organizzazione spaziale degli ecosistemi è intrinsecamente importante, indipendentemente, anzi direi che qualche volta è importante proprio perché non porta tracce evidenti della presenza umana. Quindi il nostro presupposto è, come dire, l'esaltazione della naturalità e non dell'antropizzazione. Va detto comunque che nei recenti provvedimenti della Comunità Europea a partire dagli anni 2000 riconoscono dignità sia ai paesaggi naturali, cosiddetti paesaggi naturali, sia a quelli antropizzati, soprattutto quelli che sono stati il prodotto dell'attività agricola tradizionale, cioè di tipo estensivo, non di tipo intensivo. Se noi pensiamo per esempio alle praterie, alla ricchezza dei prati pascoli che sono al di sotto del limite climatico della foresta, tutti questi sono di attività umana. O che so io, le cosiddette infrastrutture biologiche del territorio, quali le siepi che abbiamo, ahimè, per buona parte distrutto, della pianura friulana, del Carso e così via, sono di origine antropica, e a queste bisogna dare notevole importanza. Fra i principali habitat che sono, come dire, i ricettacoli, i contenitori del maggior numero di specie, ma non soltanto del maggior numero di specie ma anche delle rarità e così via, possono essere così elencati grosso modo le praterie alpine, che quelle cioè naturali, primarie come anche vengono dette, quelle al di sopra del limite forestale climatico, il limite forestale, il limite biologico climatico delle foreste da noi oscilla intorno ai 1750-1800 metri, al di sopra abbiamo delle praterie, estesissime praterie alpine. Abbiamo tutto l'ambiente forestale, grosso modo la flora che contribuisce i nostri boschi corrisponde circa al 40% del totale della flora, andando dai boschi di pianura su via attraverso le varie fasce bioclimatiche dalla collinare fino alla subalpina. Vorrei spendere quattro parole per mettere in evidenza l'importanza dei boschi planiziali, che costituiscono ormai dei frammenti molto, molto piccoli, quindi esposti molto all'influenza dell'esterno, sono molto ricchi in specie, sono i luoghi dove la flora nemorale, cioè la flora legata ai boschi, trova i suoi ultimi punti di forza, e andrebbero, come dire, un po' allargati, no? Per esempio i magredi e i prati aridi delle grandi conoidi ghiaiose dell'Alto Friuli e i prati aridi del Carso, che sono fra gli habitat più interessanti di questa regione, e che dove per cessazione dell'attività pascoliva c'è un processo, soprattutto sul Carso, un processo di, e anche sui prati di mezza montagna, c'è un processo di ricostituzione forestale che, se da un lato è positivo, perché vengono ripristinate strutture arboree ad alta funzione ecologica, si ha una caduta, una perdita della biodiversità. Dovremmo cioè in qualche modo armonizzare le tre grandi, come dire, grandezze
di gestione, la biodiversità, le biomasse e la funzionalità ecosistemica. Per cui bisogna stabilire dei rapporti, il massimo livello di funzionalità e di servizi ecologici è dato dalle foreste, dalle coperture forestali, che rappresentano, come dire, l'acme dell'evoluzione biologica delle strutture vegetali nelle aree temperate. Le biomasse, che sono l'oggetto soprattutto dell'attività agricola necessaria per l'alimentazione, per la produzione di foraggi, di beni di consumo, del nutrimento dell'uomo, e la biodiversità, che si trova ad essere concentrata soprattutto negli ambienti poveri, negli ambienti marginali. Quindi io sono profondamente convinto che non soltanto a livello regionale, ma a livello nazionale, ma direi quasi a livello generale europeo, noi dovremmo agganciare la difesa della biodiversità con un rilancio ed un potenziamento di un certo tipo di fare agricoltura, che è quella di tipo, come dire, di tipo estensivo nelle aree marginali. Dove per specie endemica intendiamo una specie che è esclusiva di una superficie, di un territorio più o meno esteso. Il concetto di endemismo non può essere, non può prescindere da un riferimento ad un territorio. Ci sono specie endemiche a livello europeo, ci sono specie endemiche a livello puntiforme di piccolissime aree, e c'è tutta la gradazione fra questi due, estremi, no? Ma il concetto di endemicità deve essere sempre riferito a un determinato territorio. È la parte vegetale dell'ecosistema che governa l'intera biodiversità. Là dove noi abbiamo un alto indice di variabilità, vegetale, un alto indice di biodiversità vegetale, c'è anche un'alta biodiversità animale, perché è la parte, come dire, autonoma, è la parte autotrofica dell'ecosistema che governa il tutto. Quindi quando noi abbiamo i valori, gli indici della biodiversità vegetale, abbiamo in mano la biodiversità tout court. Questo è dovuto evidentemente al fatto che noi ci troviamo in una grande area di transizione ecotonale fra la regione mediterranea, la regione alpina, esposti ad influenze da est, ovest, nord e sud, che io ho indagato in tutti questi anni con particolare attenzione ed intensità, in quanto la regione viene a costituire proprio una specie di crocevia di flussi migratori fra la penisola balcanica, l'arco alpino e anche, la dorsale appenninica, dalla quale anche qui arrivano alcuni elementi. Quindi che la storia, che la realtà presente, è il frutto dell'evoluzione storica, biologica, storico-biologica del post-glaciale.